nucleo di carte sciolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è valutabile in circa 1 milione di pezzi. Si tratta soprattutto di carte epistolari del XIX secolo, anche se vi sono carteggi più antichi, dal XV secolo in poi. Passando a un periodo più recente si trova il carteggio De Gubernatis. Il De Gubernatis fu un intellettuale attivo soprattutto a Firenze tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Egli fu indianista, professore di sanscrito e zendo prima all'Università di Firenze e poi a Roma e grande viaggiatore. Arrivato un po' più in là con gli anni decise di lasciare il suo carteggio alla biblioteca. Si tratta di 175 cassette di lettere, importantissime, infatti molto studiate e consultate, perché, come dicevo, lui ebbe contatti epistolari con i principali intellettuali dell'epoca. Sebbene il De Gubernatis adesso sia un nome non conosciuto ai più, all'epoca era molto famoso, infatti il suo nome figurò a un certo punto anche tra i candidati al Nobel. Oltre a queste 175 cassette di lettere, il De Gubernatis lasciò alla biblioteca anche un baule di legno, una cassetta chiusa, sigillata, chiedendo che non fosse aperta se non 50 anni dopo la sua morte. Abbiamo aperto questo baule e ci siamo trovati di fronte a una gradita sorpresa, diciamo una scoperta emozionante, perché in questo baule c'erano tante buste ormai ingiallite, chiuse con lo spago e sigillate con la cera lacca, tante buste, dicevo, di lettere. Si tratta del carteggio intimo, privato, che il De Gubernatis ebbe con tante donne con le quali ebbe una passione amorosa, ma più spesso anche soltanto un'amicizia affettuosa o una relazione particolare. Queste erano le donne che avevano collaborato alle sue numerose attività editoriali, alle sue riviste, che avevano offerto la loro collaborazione. Abbiamo trovato in questa cassetta numerose lettere, dicevo, chiuse in tante buste, dentro alle quali c'erano delle carte che contenevano queste lettere o ulteriori buste che le avvolgevano e, come succede nei carteggi privati intimi, non solo lettere ma anche ricordi scambiati dai due interlocutori, ciocche di capelli, mazzetti di fiori, fotografie naturalmente. Queste sono le lettere di Evelyn, che era una scrittrice che aveva collaborato con De Gubernatis alle sue riviste, ma aveva anche scritto diversi volumi, e queste sono le foto che lei aveva mandato, sue foto, ed anche un ritratto ad acquerello. Spesso il De Gubernatis aveva allegato a ciascuna busta una sorta di presentazione della scrittrice in cui elencava per sommi capi le attività di questa scrittrice e informazioni sul loro rapporto. Ecco, qui abbiamo una foto del De Gubernatis giovane, trentenne. In alcuni casi abbiamo anche le lettere del De Gubernatis. Queste sono altre lettere. E questa è una lettera scritta in più giorni come una sorta di diario e quindi è fatta da diverse carte legate con un nastrino, e questa è una sorta di custodia di seta ricamata dove la lettera è ripiegata, chiusa più volte
e all'interno, quasi nascosto di questa bustina ricamata, c'è la foto della mittente. In questa emozionante scoperta abbiamo trovato anche le lettere di Grazia Deledda. Sapevamo già dello scambio epistolare tra il De Gubernatis e Grazia Deledda giovanissima, perché 77 lettere della scrittrice premio Nobel si trovano nel carteggio ufficiale, diciamo, e sono conosciute, sono già state pubblicate diversi anni fa e sono ritenute giustamente un documento importante per ricostruire i primi anni della giovane scrittrice. Quando abitava ancora a Nuoro, scriveva al De Gubernatis offrendo la propria collaborazione per le sue riviste. I due non si conoscevano, era solo un contatto epistolare. Piano piano la loro amicizia diventò sempre più intensa, quasi venata di note affettuose. A un certo punto, in questo carteggio ufficiale, le lettere si interrompevano per riprendere poi a distanza di alcuni anni con toni però più freddi, distaccati, più professionali, diciamo. Non ci si spiegava questa interruzione, ma ecco che da questo baule sono saltate fuori ben 99 lettere, sconosciute, inedite fino a pochi anni fa, che integrano la ricostruzione di questa loro amicizia. Sono le lettere più affettuose che il De Gubernatis, per ragioni di convenienza, aveva separato dal carteggio ufficiale e relegato in questo baule particolare che si è detto, e tra di loro ci fu soltanto amicizia, come dicevo, venata da alcuni accenti affettuosi, ma soltanto amicizia. La Deledda poi lasciò la Sardegna, come sappiamo, per venire a Roma, dove si sposò con Palmiro Madesani, e i loro contatti continuarono a livello professionale. Però ecco, la Deledda fu sempre grata al De Gubernatis di averle dato questa occasione di farsi conoscere al mondo, di scrivere, di fare le sue prime armi letterarie, diciamo. E queste sono le lettere della Deledda, giovanissima. Qui abbiamo un cartoncino con una foto insieme ad altre lettere in cui lei parlava di sé, dei suoi studi e della sua volontà di emergere, di allontanarsi, della sua forte determinazione a scrivere, perché sentiva di avere qualcosa di importante da dire, sentiva di potersi realizzare, di poter essere conosciuta. E a volte, leggendo queste lettere della Deledda, ci pare di leggere delle parole preveggenti di quella che poi fu in realtà il suo successo nel mondo letterario. Vorremmo chiedere alla nostra pianista Chiara Piomboni se può illustrarci qualcosa del programma sul rapporto tra le donne e la musica che ha elaborato nel corso di questi anni, recuperando anche artiste poco note ma di grandissimo fascino come Chaminade. Cécile Chaminade nacque a Parigi nel 1861 e fu un'allieva, forse l'allieva prediletta di Georges Bizet, che la prese, diciamo, sotto la sua ala protettrice e la seguì nel suo percorso di composizione. Come tante sue colleghe donne, è rimasta per molto tempo in silenzio. I nomi delle donne non apparivano nei programmi dei concerti. Ella stessa iniziò a far eseguire i suoi brani nascondendo la propria identità. Era sotto un falso nome praticamente, e nessuno sapeva che questa compositrice in realtà era una donna e non un uomo. La sua produzione è decisamente sconfinata, ha scritto moltissimi brani, molti brani per balletto, è morta nel 1944, e diciamo che nella seconda metà del Novecento ha iniziato ad essere riscoperta, ed oggi è veramente una grande gioia poterla eseguire insieme ai programmi storici, appunto, codificati, programmi più conosciuti.